Allora, prima di tutto voglio ringraziare la signora Anna Benedetti per l'invito e per avermi, come dire, offerto l'opportunità di partecipare a questa rassegna che insomma è da fiorentino, perché appunto lavoro a Bologna ma sono pur sempre fiorentino. E, insomma, è sicuramente una delle iniziative più importanti dal punto di vista culturale ci sono in città. Ed è nota anche ovviamente oltre i confini della città e quindi come dire, è un grande piacere per me perché come dire, passare dall'altra parte, ecco, insomma, sono stato molte volte spettatore e in questa occasione mi trovo protagonista, vediamo, ecco, aspettiamo una mezz'oretta. Ringrazio anche Pietro Greco per aver accettato l'invito di presentare il libro e per, come dire, per aver introdotto tutta una serie di argomenti che mi permettono anche di esporre meglio le cose che vi dirò. Non mi sono preparato niente di particolare perché in certe occasioni mi piace anche un po' improvvisare per vedere se la cosa può diventare più vivace o magari un disastro, insomma, adesso vediamo, ma visto che si parla di Atlantide, anche nel caso ci fosse un affondamento, è giustificato da quel punto di vista, no? E quindi, come dire, appunto grazie per aver introdotto questi spunti molto interessanti sulla comunicazione scientifica e la cultura scientifica. Però prima ancora di iniziare, insomma, approfitto anche dell'occasione, visto che siamo a Firenze, per ricordare il mio maestro, cioè Paolo Rossi. Che come sapete ovviamente io non aggiungo nient'altro perché penso basti, come mi sembra diceva lui, insomma, il biglietto di presentazione è più che sufficiente, però approfitto per salutare la signora Andreina, insomma, che è venuta qua in sala e mi fa molto piacere. No, ci tenevo a dirlo anche perché con Paolo Rossi avevamo anche parlato di questo incontro e insomma, come dire, di alcune cose che avrei potuto dire in questa occasione. Detto questo, adesso tra l'altro non vorrei annoiarvi molto. Poi il video non ve lo vorrei raccontare tutto perché sennò poi non me lo comprate più. Quindi, no, in parte. Adesso non voglio fare troppe battute, ma come dire, magari ci potrebbe essere uno spazio alla fine dell'intervento anche per domande, una discussione, vediamo se sarà il caso e anche tu Pietro puoi intervenire quando vuoi, anche durante quello che dico, insomma possiamo renderlo anche simile a una discussione. Anche perché non so, forse molti di voi si aspettano che io vi dica dove è Atlantide, ecco, perciò non vorrei svelarvi subito il segreto. La signora Benedetti accennava a un libro del 2002 che si intitola Atlantide, una controversia scientifica da Colombo a Darwin. Come dire. Che è stato il mio primo lavoro sull'argomento, all'interno di appunto, una tradizione di studi che è quella diciamo, classica nella quale mi sono formato, perché che è proprio quella appunto degli insegnamenti di Paolo Rossi, perché so, quella dei rapporti tra, diciamo, che Paolo Rossi, ad esempio, amava molto affrontare, su cui ha detto tantissime cose di valore importanti che ancora oggi, cioè a maggior ragione oggi, sono ancora più significative per il fatto che non sembra che la cultura italiana, come dire, le abbia assorbite pienamente da questo punto di vista. Poi vi farò anche degli esempi concreti, che adesso inizio così in maniera un po' vaga, ma poi a me piace fare i nomi e cognomi, quindi. Dopo ve ne faccio alcuni. L'idea di fondo di quel primo libro è stata questa. Non ho la possibilità di farvi io le domande direttamente, ma insomma, in generale non so che idea avete voi di Atlantide o quali informazioni avete al riguardo, però
Però attualmente, al giorno d'oggi, quando si parla di Atlantide, non viene esattamente in mente un argomento che ha a che fare con la scienza. Insomma, i libri su Atlantide in generale, se andiamo in libreria, sono collocati nel reparto occultismo, esoterismo. C'è anche la parte, diciamo, di studi storici, ma insomma è minoritaria, no, non si vede da questo punto di vista. Oppure, insomma, come dire, è difficile, insomma, forse sì, cioè, ho visto anche c'è anche un DVD di Piero Angela su Atlantide, però insomma in generale è più facile guardare Voyager e trovare Atlantide, ecco. Ora il nome non lo faccio direttamente, ma insomma tanto lo conosciamo tutti, poi se no. Quindi che idea uno si fa dell'argomento, non essendo uno specialista? Perché i temi sono molti e tenerli tutti insieme non è semplice. Ritorniamo dal punto di partenza. Quando io mi sono avvicinato al tema di Atlantide, e l'ho fatto ovviamente anche per interessi personali, di passione personale, che vanno dalla lettura d'infanzia, cioè, ovviamente Jules Verne, molti di voi l'avranno letto, e ricordiamoci che Jules Verne accenna al mito di Atlantide soprattutto in 20.000 leghe sotto i mari, e non in Viaggio al centro della Terra, come invece si fa vedere nel film che è stato poi prodotto negli anni 50. Quindi ci sono queste appunto mescolanze che poi contribuiscono a confondere le idee. Ovviamente ci sono anche altre passioni, qui non so se ci sono lettori di Martin Mister, forse più giovani, ma loro sono troppo giovani per leggere Martin Mister, non so neanche cosa, poi glielo chiedo cosa leggono. Si sono messi lì apposta per non farsi fare le domande, ma tanto dopo ve ne faccio alcune. Quando ho iniziato a affrontare il tema di Atlantide, diciamo, ho notato, e questa diciamo è una delle cose che dovrebbero fare in genere gli storici, cioè andare a cercare degli argomenti o degli obiettivi o dei campi poco esplorati, per cercare di dire qualcosa di nuovo o come appunto di rimescolare le carte, appunto, mi amava sempre dire il mio maestro. Mi sono accorto che c'era un vuoto, e torniamo all'approccio, ad esempio, diciamo, scientifico alla Piero Angela, oppure quello un po' meno scientifico alla Giacobbo, su cui poi torniamo. Cioè, se noi prendiamo i testi su Atlantide, disponibili sul mercato, o anche quello che ci offre la letteratura, insomma, in genere abbiamo due tipi di approccio. Cioè, abbiamo l'approccio rigidamente scientifico, che tende, a qualificare l'argomento Atlantide esclusivamente come un mito, e ora scusatemi le troppe parentesi, in genere amo fare molte parentesi perché così complico la situazione, però per esempio è bene ricordare quando si parla di mito in Platone, non si parla esattamente del mito così come lo intendiamo generalmente, perché il mito rimanda, so, a una serie di tradizioni, credenze, popolari, più tradizioni. Cioè, Atlantide, di Atlantide ne parla esclusivamente Platone, cioè questo è il primo punto da tenere presente, in due dialoghi, no? Notissimi a tutti, il Timeo e Lucrezia, intorno ai 360 avanti scritti probabilmente intorno ai 360 avanti Cristo, si accenna, e io ora non entro nel tema perché prima di tutto ricordatevi, cioè io sono uno storico, quindi io faccio il mio mestiere, e in questo libro e nel precedente ho ricostruito la storia di un'idea, chiamiamola così. Quindi non mi permetto di entrare nello specialismo degli specialisti del pensiero di Platone, ma casomai vado a vedere cosa loro dicono, insomma, e così via per tutti, così come non sono un geologo, ma appunto eccetera eccetera, perché il problema dello specialismo è importante, poi ci ritorniamo sopra. Sostanzialmente, appunto, di Atlantide noi abbiamo un'unica testimonianza, che è quella di Platone.
Platone è l'unica persona che fa un riferimento, tutti gli altri che parleranno, faranno riferimento ad Atlantide, a partire dal dibattito che c'è nell'antichità, fanno esclusivamente riferimento a quello che ha detto, cioè l'unica fonte è Platone. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di questioni che ruotano intorno, però non abbiamo un'altra testimonianza indipendente oltre a Platone che parla della civiltà in questa maniera specifica. Ora, in genere gli specialisti, ma non è sempre stato così, del pensiero della filosofia di Platone, oggi sono concordi nel classificare appunto il mito in senso platonico di Atlantide come un'invenzione di tipo letterario filosofico che aveva i suoi scopi. Più in generale, ma non tutti, ma insomma in generale chi si occupa di, diciamo, lo scienziato tradizionale non presta molta, diciamo, attenzione al tema di Atlantide, non lo ritiene particolarmente rilevante. Cioè, vi faccio un esempio concreto, non so se molti di voi hanno presente il CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, di cui tra l'altro, insomma, voglio dire, io con i quali io collaboro molto, proprio perché ho avviato un discorso sui rapporti tra la scienza e la storia. Pietro Greco accennava al problema della comunicazione della scienza, che va collegato a un altro tipo di argomento, ad esempio, che è co come la scienza viene insegnata nelle nostre scuole attualmente. Qua abbiamo anche gli studenti, gli possiamo anche fare qualche domanda. Cioè, c'è un problema in generale di come noi trasmettiamo la scienza, cosa pensiamo, cioè se io vi faccio la domanda che cos'è la scienza, voi mi sapete dare una risposta immediata. Pensateci, la scienza si identifica col metodo scientifico? Oppure, come diceva Paolo Rossi, anche la scienza ha bisogno di un riferimento a dei valori? Cioè, perché uno creda nelle verità della scienza, bisogna che creda nei valori della scienza. Questo non è una cosa secondaria, perché poi ci porta ad affrontare in maniera più diretta il problema di Atlantide. Cosa voglio dire? Che, ad esempio, ci sono anche scienziati o divulgatori scientifici, ora il caso di Atlantide potrebbe essere utilizzato per molti altri argomenti, incluso quello che ho studiato meglio, insomma, fin dagli inizi, che è quello per esempio della diffusione della teoria atomica, o come, no, la teoria atomica viene insegnata nelle scuole secondarie o nei licei, il problema appunto dell'insegnamento delle scienze. Comunque, prendiamo alcuni testi scritti da scienziati sui grandi misteri della storia. In genere Atlantide viene liquidata come una delle tante sciocchezze pseudoscientifiche di cui si sono occupati maghi, veggenti, astrologi, è sempre stato così ed è sempre stata una stupidaggine. Viceversa, quando noi invece prendiamo i testi dei grandi autori, non so, se, cioè, uno di quelli che va più di moda oggi è Graham Hancock, Impronte degli dèi, insomma. Se noi prendiamo i testi di questi grandi autori, a volte si definiscono di archeologia alternativa o di, insomma, ce l'hanno con l'Accademia, cioè, appunto, ce l'hanno con l'Accademia, no? Perché noi siamo quelli che promuoviamo le nuove teorie che l'Accademia rifiuta, quindi c'è anche la teoria del complotto, no? Sono tutti classici temi pseudoscientifici. Noi troviamo un approccio completamente opposto. Cioè, tutte le fonti vengono prese sul serio, Atlantide è invece un argomento assolutamente di importanza e rilevanza straordinaria. Quindi ci sono due approcci di tipo opposto in cui da una parte si dice che tutto quello che viene detto su Atlantide sono delle sciocchezze, dall'altra invece si dice che invece tutti questi argomenti vanno presi estremamente sul serio. A un non specialista, cioè, per uno specialista non è semplice a volte, come dire, stabilire chi ha ragione fra questi due approcci, perché entrambi propongono le loro argomentazioni molto convincenti, molto molto, diverse. cioè, sono legge Graham Hancock, Impronte degli dèi. Cioè, si può anche affascinare da questa lettura, sono libri costruiti bene, perché tutte le cose tornano
tutte le coincidenze, quasi appunto quando si parla di rapporti tra scienza e magia, no? Si parla delle coincidenze, guarda un po', torna tutto, tutto, e poi sono talmente bravi che costruiscono questi libri come dei libri scientifici, quindi con l'apparato di note, le citazioni, uno dice, la testa entusiasmata. Allora c'è un bel libro di un archeologo che si chiama Kenneth Feder, no Federer, quello è un altro, Feder, e che in italiano mi sembra archeologia, pseudoscienza, insomma fa un esempio molto interessante. C'è uno di questi grandi libri, uno dei grandi libri che nel Novecento ha decretato il successo della moderna pseudoscienza, che forse molti di voi conosceranno, si chiama Il mattino dei maghi, Paul Berger. Ecco, no, cioè lì dentro c'è dentro di tutto, c'è l'alchimia, c'è il nazismo magico, c'è tutto. Lui dice, quando ho iniziato a leggere questo libro, sono rimasto impressionato dalla capacità degli scrittori di padroneggiare tutti questi argomenti, dalla chimica alla geologia, ecco, dice tutto. Ma certo, poi quando sono andato a vedere le mie cose di archeologia, c'era qualche difetto, qualcosa non tornava. Allora piano piano ho iniziato a capire, cioè quando ho interpellato i miei colleghi, ognuno nell'ambito specialistico ha detto, guarda, ma qui sulla chimica è tutto sbagliato, qui sull'altra materia è tutto, e così via. Quindi abbiamo tutto questo complesso di problemi. In questo contesto però la grande assente è la storia. Cioè quando noi apriamo libri, ora appunto ripeto, sto parlando di Atlantide, ma potrei citare anche altri casi, e questo è un problema che riguarda la comunicazione scientifica, come si fa la divulgazione, come si diffonde l'immagine della scienza, perché l'errore ad esempio che si fa su Atlantide purtroppo lo si commette anche per oggetti per noi più familiari, tipo gli atomi o altre cose del genere. Comunque il problema è l'assenza era in questi libri, era ed è la storia. Cioè la storia è relegata a pochissime righe in cui appunto si sintetizzano le informazioni ad uso e consumo della teoria che si vuole dimostrare. Allora succede, nel libro dello... Già Mogliano, scusa, certo. Esortava la storia. Sì, infatti Mogliano, che io cito spesso, sì, lo cito varie volte, diceva, ci sono 10 paginette di Momigliano che io consiglio anche agli studenti, che sono state ristampate in un libro del Mulino del 75, si chiama Storia e storiografia del mondo antico, mi sembra, e sono le regole del gioco nella storia antica, qualcosa del genere. Cioè, secondo me bastano quelle 10 pagine e uno capisce come deve fare le cose. E dal punto di vista dell'importanza della storia, Momigliano dice, e qui arriviamo anche all'Atlantide, un problema, una questione, non la si capisce se non la si ricostruisce dal punto di vista storico, se non si ricostruisce la sua genesi. Cioè se noi ci poniamo di fronte a quello che su Atlantide viene detto nei testi contemporanei, dove tra l'altro la storia non c'è, non riusciamo a capire bene chi ha ragione tra i vari contendenti, anche perché uno tende a propendere per la parte che più gli sta simpatica da questo punto di vista. Quindi nel primo libro ho fatto questo tipo di operazione, ho cercato di far vedere, cioè ho fatto una cosa dal mio punto di vista abbastanza semplice ma anche interessante, cioè ho cercato di far vedere come in realtà quello che veniva sintetizzato in poche righe e veniva utilizzato in maniera strumentale, perché lo scettico dice che tutti coloro che si sono occupati di Atlantide sono stati un po' degli stupidotti, però dopo diventa difficile, dice, ma come anche Kant, Buffon, Newton, Voltaire? È lo stesso problema quando si fa la storia del paranormale. Cioè William Crookes, il grande fisico chimico che ha studiato i fantasmi, sarà stato così ingenuo o è un problema di contestualizzazione storica? Allora, la prima cosa che ho fatto vedere è che tra la scoperta dell'America e diciamo l'affermazione della teoria dell'evoluzione, Atlantide in realtà, se si va a studiare da un punto di vista storico sulle fonti, sui documenti, in questo caso
cioè ti ringrazio, diciamo, del fatto, la cosa che hai detto, cioè che è un libro scientifico nel senso che poi la storia, in questo caso, come diceva Momigliano quella volta, la storia la si fa solo se ci sono i documenti. Ma in questo caso, per lo storico della scienza, i documenti sono le fonti. E di fonti ce ne sono tantissime e non erano mai state trattate. Tra Colombo e Darwin, Atlantide non solo è oggetto di un dibattito scientifico molto forte, ma che appunto è considerato un oggetto scientifico a tutti gli effetti, perché rientra in quella cosa, ad esempio, che Paolo Rossi ha studiato benissimo, cioè il problema dell'allargamento dei tempi. Cioè Atlantide è un argomento di ordine geologico. Cioè quando c'è la scoperta, cioè, allora, ve la sintetizzo brevemente, subito dopo la scoperta dell'America, ad esempio, Atlantide è l'ipotesi più attendibile, una delle ipotesi più attendibili per spiegare come mai in America ci sono delle persone, che prima poi si capirà essere americani, ma cioè, come hanno fatto ad arrivare fin là? Perché c'è Noè, ci sono i tre figli di Noè, però nel mondo che noi conosciamo, cioè Atlantide è un ponte continentale, cioè appunto Atlantide diventa una massa di terra, un grande continente che è quella che ha permesso nell'antichità il passaggio da un continente all'altro. Poi è sprofondata, come ci racconta Platone. Piccolo problema, siccome Platone nel suo testo accenna a 9.000 anni prima del suo tempo, voi lo sapete, fino alla fine del Settecento e poi anche oltre, i tempi venivano misurati in un altro modo, quindi la cronologia di riferimento era quella biblica. Il mondo ha 6.000 anni, allora questi 9.000 anni Platone non tornano, quindi ci sono tutta una serie di aggiustamenti che vengono fatti su questa cifra per farla rientrare all'interno della cronologia biblica. Però poi con l'avanzamento, ad esempio, dei dibattiti in ambito geologico, la scoperta dei fossili, il tema appunto delle catastrofi, la scoperta del tempo, cioè Atlantide diventa una delle tante fonti storiche, anche mitologiche, no? Lo sapete, c'è tutto un dibattito su come si usano le fonti mitologiche, se sono veramente dei documenti che possono darci attendibilità dal punto di vista storico. Comunque diventa un oggetto di tipo scientifico perché rappresenta una delle tante catastrofi, come dirà appunto il grande naturalista francese Buffon, nel Settecento, ma poi sono temi che vengono ripresi da Kant, ad esempio, rappresenta una delle grandi catastrofi, dei grandi mutamenti geologici che hanno cambiato la forma del pianeta, della Terra. E quindi in questo senso, ma ora io cito solo due esempi, se voi prendete l'Enciclopédie, alla voce Atlantide, appunto, che in realtà questo è uno dei casi in cui quella voce non è originale, perché è nel primo volume, quello del 1751. La voce non è originale, ma è copiata dall'enciclopedia, quella di Chambers, quella inglese. Comunque, il succo è lo stesso. Testo di riferimento, voce Atlantide, si parla di due ipotesi principali. La più importante è quella che dice che Atlantide è stato probabilmente un continente o isola esistito nell'Atlantico e poi è sprofondato, i cui resti sono rappresentati dalle Azzorre, le Canarie, gli arcipelaghi atlantici, eccetera, eccetera. Questa idea, che appunto è dell'Enciclopédie di Buffon, ne discuterà Voltaire, a quest'idea di Kant. Quest'idea, ora io sintetizzo molto, perché naturalmente le cose sono molto più complesse, sostanzialmente è la teoria di riferimento principale, nel frattempo ce ne sono molte altre, poi vi dirò due cose, che arriva fino all'inizio del Novecento. Se noi, questo appunto è quello che ho cercato di fare nelle Metamorfosi di Atlantide, nelle Metamorfosi di Atlantide, rispetto al primo libro, ho cercato di fare un'operazione di tipo diversa. Siccome poi in tanti mi continuavano a chiedere, sì, hai scritto il libro su Atlantide, però non ci hai detto dove è Atlantide. Ho detto, vabbè, allora mi toccherà fare il libro per dirvi dove è Atlantide. Però lo faccio a mio modo, e cioè si ritorna a Momigliano.
per capire se Atlantide è esistita veramente oppure no, bisogna ricostruire il problema dal punto di vista storico, perché bisogna capire anche qual è stata la metamorfosi dei generi, che appunto se noi affrontiamo la questione dal punto di vista contemporaneo, Atlantide ce la ritroviamo nel testo di archeologia, nel testo di Graham Hancock e soprattutto nel testo più fondamentale di tutti, che è Polino. Polino è il testo più importante, no? E, insomma, ne parlavo anche qualche tempo fa, cioè in Topolino si ricostruisce tutta la genesi delle teorie, qui trovate in maniera dettagliata, insomma, così ho sfogato la mia passione per i fumetti, le ritrovate tutta, diciamo, tutte le immagini di Atlantide, come sono comparse nella storia anche del fumetto, ma prima della letteratura. Il problema è, oltre ovviamente, no, pensate a Atlantis della Disney, l'impero perduto, che forse loro hanno visto quando avevano 4-5 anni, forse, non mi ascolta neanche. E, pensate a tutta la letteratura, cioè, voglio dire, gli Atlantidei saranno veramente quelli rappresentati nel cartone della Disney? Saranno quelli nel libro di archeologia? Come si fa a distinguere il serio dal meno serio, lo scientifico dallo pseudoscientifico? Perché non, per molti di voi magari è una cosa facile, ma vi assicuro che non è per tutti facile. Perché non tutti hanno la capacità di distinguere tra un testo di divulgazione scientifica serio è un testo di archeologia alternativa, anzi a volte si propende più per dare credito a questi testi perché sono anche belli dal punto di vista letterario. Ed è il famoso discorso che sta a me a cuore, e con cui si discuteva tante volte con Paolo Rossi, e che appunto in realtà la scienza non è qualcosa di autoevidente. Il vecchio discorso della scienza positivista, cioè il problema è che non basta per convincere una persona che non c'è il miracolo, non c'è il fantasma, non c'è quella situazione, di fargli una dimostrazione scientifica, usare la logica, perché se quella persona non ci vuol credere alla tua spiegazione, non ci crede, dice io non ci credo che te stai complottando perché mi stai... Allora, dal mio punto di vista, bisogna trovare un'altra strada. La storia, forse, è uno strumento che ci può aiutare perché, mettendo di fronte alla ricostruzione di come si sono, come dire, dipanati i problemi, di come sono andate avanti le cose, cioè capire, ad esempio, ma com'è che si passa dal momento scientifico, dal dibattito scientifico a quello pseudoscientifico? Cioè, c'è un momento in cui cambiano le cose. Ad esempio, sì, c'è, perché a metà dell'Ottocento, per esempio, Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari, inizia a pubblicarlo nel 1869. Jules Verne, attento osservatore della scienza, 1869, ci informa che Atlantide è un continente esistito nell'Atlantico, la famosa passeggiata, no? Del capitano Nemo, i cui resti sono... Lui cita anche tanti, appunto, no? Cioè questo come faceva Verne, no? Faceva il romanziere e poi andava giù con le 2-3 pagine di divulgazione scientifica. Quindi, dire, siccome non era uno stupido, era un attento, cioè in quel momento Atlantide è ancora, e Atlantide nell'Atlantico è un'ipotesi seria dal punto di vista scientifico. E tra l'altro, e mi allaccio al discorso che stavo facendo 5 minuti fa, continua a esserlo sostanzialmente fino a quando non c'è l'affermazione della teoria di Wegener, rivista e corretta in quello che noi chiamiamo la teoria della la tettonica a zolle. Ma stiamo parlando del 1970 circa, cioè neanche ieri. Perché? Cioè, allora, cosa vuol dire? Che, per esempio, noi oggi sappiamo sicuramente che dal punto di vista scientifico non è esistito nessun continente nell'Atlantico. Questo lo sappiamo, quindi bisogna che si rassegnino, ecco, quelli che continuano a esistere. Questo non fa finire il discorso sull'Atlantide, perché ovviamente poi dedico proprio 5 minuti a questa cosa. E poi mi dice anche lei quando mi devo fermare, perché sono in mezzo, va bene. No,
perché poi se vogliono il dibattito facciamo così, si tranquillizzano, sono le 6:25, intorno alle 6:18:30 insomma. Perché appunto ci sono le evidenze scientifiche che un continente nell'Atlantico non sia mai esistito. Dice, questo non fa morire la questione Atlantide, perché appunto, come accennava la signora Vinetti, accennava a Santorini. In realtà negli anni 60 poi, la famosa ipotesi che identifica Atlantide nell'arcipelago di Santorini è diventata la più accreditata proprio in ambito accademico, su cui ancora oggi ci sono convegni internazionali dove si ritrovano scienziati, archeologi, filologi. Appunto, Atlantide ancora oggi non è in mano esclusivamente a Giacobbo, cioè questo deve essere chiaro, cioè viene trattato l'argomento anche da geologi, da persone che si occupano di questi argomenti. Però ovviamente c'è un problema, e poi dopo ritorno a Jules Verne, al passaggio del 1800. Il problema è questo, è che, e qui si entra un po' nell'ambito degli specialisti di Platone o degli storici o tartologi storici della geografia, dell'antichità, insomma, quindi bisogna anche affidarci a quello che ci dicono loro. Io vi dico l'idea che mi sono fatto io. Cioè, indubbiamente se noi leggiamo Platone alla lettera, Platone dice che Atlantide era un'isola che stava oltre le colonne d'Ercole. Allora, lo sapete, c'è tutto un dibattito, cioè il libro più recente, no, che ha avuto anche, secondo me, lo posso dire, un successo un po' inspiegabile, però insomma, vabbè, è quello di Sergio Frau, che identifica Atlantide nella Sardegna. Allora poi vi dico una cosina simpatica, perché si dice che nell'antichità non sempre le colonne d'Ercole sono state identificate laddove poi la tradizione. Ora, questo, capite, sarebbe un discorso molto lungo, molto complesso. Secondo me, per idea che mi sono fatto, quando Platone parla delle colonne d'Ercole, lui sa già che sono là. E quindi se sono interpretabili, però io non sono neanche uno specialista, quindi mi posso sbagliare. Se comunque, al di là di questo, poi non è il mio territorio, ripeto, io sono uno storico, cioè questo lo decideranno gli archeologi, cioè faranno loro, ecco, no, a me non interessa. Però il punto è questo, che se noi interpretiamo alla lettera Platone, dobbiamo rispettare tutti i parametri del discorso che lui fa. Appena li cambiamo, se cambiamo qualcosa del discorso di Platone, tutte le ipotesi diventano possibili a quel punto. Cioè, se le colonne d'Ercole non sono più oltre lo stretto della Civilterra, ma possono stare tra Tunisi, là dove era Cartagine, oppure sapete, c'è anche chi ha scritto un libro che si chiama Omero nel Baltico. Non lo conoscete? C'è un ingegnere, si chiama Felice, cioè, tra l'altro sono tutte persone che io conosco, quindi vorrei, ecco, tra l'altro fare un breve accenno, accademico di questo tipo, se possibile, no? Cioè, che mi piacerebbe introdurre questa buona usanza anche in Italia, per cui se si discutono delle cose anche in maniera critica, non vuol dire ce l'abbiamo con qualcuno, perché in genere nel mio dipartimento accade così. Però cioè, si discute di questioni scientifiche e si cerca di fare un discorso appunto razionale. Per esempio, in Omero nel Baltico si dice che in realtà tutto ciò che si può leggere nell'Odissea è interpretabile secondo la mitologia nordica, e quindi i luoghi dell'Odissea vanno spostati su. Ora, a me non interessa chi ha ragione, questo è un dibattito, se la vedranno le persone che hanno competenza. A me, diciamo, interessa un'altra cosa che ho fatto notare, che anche questi signori si presentano come se fossero stati loro per la prima volta a capire questa cosa. Cioè, anche nel libro di Frau si dice, perché io sono stato il primo a capire che le colonne d'Ercole, perché da Eratostene in poi nessuno se ne era accorto, cioè si salta il dibattito storico. Ora purtroppo, sai come dice appunto, gli storici sono dei rompiscatole,
Quindi non solo io avevo già fatto vedere che il dibattito sullo spostamento delle colonne d'Ercole è proprio uno dei temi forti del dibattito su Atlantide nel Settecento, ma sfortunatamente ho trovato anche l'autore settecentesco che aveva ipotizzato che Atlantide fosse la Sardegna. Quindi mi sono limitato a fare, e questo è quello che dicevamo Migliano, no? Quando si dicono certe cose bisogna avere un po' più di umiltà, perché l'umiltà, insomma, come dire, ci rende un po' più consapevoli, ecco, delle cose, diciamo. Stesso discorso per Omero nel Baltico. Se voi prendete quel libro lì, a un certo punto si dice perché c'è una citazione in un testo di Plutarco che dice che Ogigia, la famosa isola di Calipso, insomma c'è tutta una storia intorno, non era dove abbiamo sempre pensato, cioè insomma o nel Mediterraneo o un pochino fuori dalle colonne d'Ercole, è vicino alla Britannia. E lui su questa cosa, cioè, sembra una rivelazione sconvolgente, basta guardarsi il dibattito del Settecento e si vede che è un argomento all'ordine del giorno. Ecco, magari, e questo vale per tutti, però non vale solo per gli pseudoscienziati, questo l'ho fatto presente anche ai miei amici del CICAP. La storia è una disciplina scientifica come le altre, anche Salvatore Califano lo sa bene, no? L'abbiamo discusso tante volte, cioè, no? Per fare storia della chimica, insomma, non è che bisogna fare fatica, insomma, no? Cioè questo discorso per cui la storia la può fare chiunque, cioè la storia della scienza la può fare uno scienziato perché è uno scienziato, oppure la può fare un altro perché ha letto due libri di mitologia e si inventa. No, ci sono delle competenze specialistiche che anche in storia vanno rispettate. Questo a volte non è sempre chiaro, perché nei libri delle due tipologie, che dicevo all'inizio, insomma viene un po', questa cosa passa in secondo piano. Se noi utilizziamo la storia, così poi vado a concludere, ci rendiamo meglio conto, ad esempio, di quando Atlantide da argomento scientifico diventa argomento pseudoscientifico, oppure quando iniziano a entrare in ballo gli extraterrestri. Se uno guarda il film della Disney, ora cito quello perché mi viene sempre in mente quello, ma insomma c'è tutta una letteratura, qui ci saranno sicuramente i fans di Peter Colosimo, no? Tutti avranno letto il Giornale dei Misteri, e quindi questo tipo di... La cosa interessante è che se uno fa la storia delle pseudoscienze e poi prende i testi contemporanei, oppure guarda Voyager, si rende conto che le argomentazioni sono sempre le stesse, cioè non c'è nessun tipo di progresso. Cioè il discorso che Giacobbo fa su Newton alchimista, quindi viene dalla notte dei tempi, o quello sugli extraterrestri, sono sempre le stesse argomentazioni che ricorrono. Se uno le ascolta per la prima volta resta affascinato, se invece capisse come le questioni si sviluppano dal punto di vista storico, non ho la pretesa che resterebbe più convinto, però forse. Allora cosa succede? Che intorno alla metà dell'Ottocento il tema di Atlantide, che è un tema fino ad allora prettamente di ordine naturalistico, geologico, si mescola con tutta una serie di novità anche scientifiche, no? Perché appunto fine dell'Ottocento non c'è solo la metà dell'Ottocento, non c'è solo il discorso dell'allungamento sempre più grande dei tempi, l'affermazione della teoria dell'evoluzione, la scoperta di nuove civiltà, capite? In tempi molto più lunghi, con civiltà che vengono scoperte con novità sensazionali, ovviamente Atlantide ci sta bene lì dentro, perché diventa ancora più possibile l'esistenza di Atlantide. Se però questo tema lo mescoliamo con un'altra cosa che nasce a metà dell'Ottocento, cioè il boom dello spiritismo, il boom delle ricerche in campo spiritico, quindi i veggenti, e lo leghiamo a quello che è uno dei più grandi movimenti culturali tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, cioè la teosofia di una certa signora, si chiamava Madame Blavatsky, su cui ora non dico niente perché non abbiamo tempo, e poi siccome non si sa mai, non vorrei offendere nessuno, cioè non si sa mai, ecco, perché è sempre bene parlare con un certo riguardo di questi argomenti. E cosa succede? Quello è il momento in cui per esempio la teosofia, che è anche un movimento spirituale religioso, perché anche Gandhi amava la teosofia, però
anche Hitler amava la filosofia, perché c'è tutto un capitolo che io non ho preso in considerazione perché lo do, diciamo, intanto non avevo tanta voce, degli accenni di faccia, insomma. E poi ci sono dei testi, poi si parte dal libro di Galli su Hitler e il nazismo magico e via via. Cioè, c'è tutto il tema che da qui, perché anche i nazisti hanno cercato Atlantide, è stato uno dei temi forti, no? Del nazismo esoterico. E quindi c'è tutto questo fenomeno. Allora, qual è il problema? Che in quel momento ci sono tutta una categoria di persone, teosofi, veggenti, che si appropriano del tema di Atlantide utilizzando, per esempio, cioè la Blavatsky fa questo tipo di operazione, cioè pretende di far vedere che cioè lei pensava di essere in collegamento. Sono quelle cose che si leggono in Martin Mistero, appunto, no? Il detective dell'impossibile. Appunto, io sono in collegamento con delle entità superiori che tramite un telepatia o collegamenti medianici mi scrivono tutta la storia del mondo. E la storia del mondo è quella che i geologi, gli archeologi, ci stanno facendo capire, cioè che i tempi sono molto più lunghi, che ci sono state civiltà antichissime e che quindi c'è stata una razza di uomini superiori che è vissuta, ora butto lì, tipo 1 milione di anni fa. Che erano entità etere, spirituali, sono, diciamo, delle persone che alla fine, come dire, abitavano i continenti che erano diversi, e fra questi continenti c'era Atlantide. Cioè, c'è tutta questa mitologia pseudoscientifica che nasce in quel momento, però in quel momento non si capisce bene, perché appunto è come il discorso di William Crookes e lo spiritismo, cioè chi sta facendo quelle cose in quel momento. Come dire, non si rende bene conto della differenza tra, appunto, la pseudoscienza non è pseudoscienza sempre. Cioè, lo studio dei fenomeni paranormali, alla fine dell'Ottocento, ha anche una valenza di tipo scientifico, nonostante ci fossero, come dire, chi osteggiava questo tipo di studi. C'è poi un momento in cui, no, le cose diventano effettivamente non più scientifiche, ma c'è un momento in cui non è chiaro capire cosa succede. Quindi in quel momento prendono campo, ad esempio, soprattutto in ambito teosofico, tutta questa serie di teorie un po' particolari che fanno risalire Atlantide a milioni di anni prima, dove c'era una civiltà molto sviluppata. Ed è lì che nasce il mito, e non prima, quindi il mito dell'idea che Atlantide fosse una civiltà tecnologicamente molto, molto evoluta, molto più di noi, di una sapienza, no? Che poi si è perduta e poi solo alcuni hanno riscoperto, è di fine 800. A quel punto tutti i generi si mescolano e quando inizia la letteratura a occuparsi di questi temi, non più Verne, ma per esempio Burroughs, 1912, esce Tarzan, va bene? In Tarzan, adesso mi sembra nel terzo e nel quinto romanzo su Tarzan, si parla di Atlantide. Ma non è lì che Burroughs affronta in maniera specifica il tema di Atlantide, ma nel suo primo grande romanzo, il personaggio che ho visto, tra l'altro sta per uscire il film, John Carter di Marte, uno, diciamo, dei primi grandi racconti tra fantasy e fantascienza, dove Burroughs unisce il tema scientifico con il tema teosofico, con l'altro tema che sta nascendo fine 800, pensate, Schiaparelli, i canali di Marte, cioè quello della possibile esistenza di extraterrestri, e i marziani erano, come dire, individuati come gli extraterrestri più probabilmente esistenti. Nel romanzo di Burroughs, ad esempio, si unisce la scienza con la teosofia, col fatto che Atlantide, che gli eredi di Atlantide, vissuti milioni di anni fa sulla Terra, sono poi andati su Marte, cioè si fanno delle cose fantastiche. Poi ovviamente di questi temi si ne appropria il cinema in tutti i modi, e le carte si mescolano sempre di più fino a non capire più esattamente la situazione. E vi assicuro che ho fatto una sintesi, e siccome però la sintesi è già stata abbastanza lunga, io mi fermerei qua.